sul Shara, che cosa fece? Un rituale, appunto, per quanto concerne un rituale d'amore. Prese una boccetta, ci mise dentro del sacrificio del sangue umano provocato con uno spillo sul suo dito. Una coda di lucertola, praticamente una lucertola presa e massacrata a pezzetti in una boccetta, nella polvere appunto di qualche teschio, di qualche morto ovviamente, e l'andò a sotterrare di notte in una bara in putrefazione nel cimitero dell'Incas. Quella porzione gli fu buttata dopo 5 giorni praticamente di sotterro in questa bara in putrefazione. Soggetto che si doveva colpire. È una magia quindi brasiliana schifosissima, ve l'ho detto, da non praticare assolutamente. Noi stiamo dando cultura di quello che esiste purtroppo nel mondo. A me dispiace dire certe cose, ma sono delle cose che purtroppo riportano sia i libri e sia dei documentari. Quindi sono delle cose verissime. Ne hanno parlato anche su Canale 5, a Verissima comunque. Quindi non sono cose dell'altro mondo, sono cose che purtroppo persone umane oggi fanno, effettuano. La magia bianca è quella che opera Gennaro D'Auria a nome di nostro Signore Gesù Cristo. Gennaro D'Auria, sensitivo, pranoterapista, ha cioè delle facoltà molto potenti.